Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Troviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video su come fare le consegne delle casse, ragazzi. Allora, molti di voi magari in free mod tante volte fanno le consegne delle casse e delle volte capita che invece di darci una sola cassa quando ne prendiamo tre, o magari di consegnare un camion o altri cazzi, ci dà tre casse e ogni volta dobbiamo fare avanti e indietro per consegnare queste casse. Allora, io ho trovato un metodo. Allora, adesso innanzitutto vado ad acquistare tre casse e dopodiché andremo a vedere questo metodo per portare tre casse contemporaneamente. Noi andiamo lì, prendiamo tutte e tre le casse e le portiamo direttamente ai magazzini. Quindi con questo metodo potremo risparmiare parecchio tempo. E la cosa simpatica, ragazzi, di questo metodo è che comunque inganneremo gli altri giocatori, perché quando avremo depositato le casse agli altri giocatori le casse compariranno sotto al Monte Cilad, ragazzi, e quindi l'unica cosa che andranno a fare è andranno a cercarci sotto al Monte Cilad. Allora, in primis io potevo venire anche direttamente qui con la Vengre, però va bene, sono venuto con il Buzzard, chiamatelo come cazzo e pare, e vado alla ricerca della cassa, delle casse, anche perché sono tre casse, quindi andremo a cercare le casse. E una volta che avremo trovato la prima cassa, in questo caso chiameremo la Vengre e ci dirigeremo verso la Vengre. Io qui sto cercando la cassa, comunque sono tutte e tre in questa area gialla, penso che comunque lo sappiate tutti come va, come funziona. Quindi abbiamo trovato la cassa e come sapete tutti possiamo trasportare una cassa alla volta. La cosa è abbastanza scocciante sotto certi punti di vista. Quindi a questo punto io risalgo sul Buzzard e vado a chiamare la Venger, che me lo metterà in un punto, spero, vicino. Quindi una volta chiamato la Venger, ragazzi, entrate nella Venger e depositate la prima cassa. Allora, questo glitch funziona solamente con la Venger, non funziona con il centro operativo, non so neanche se è un glitch sinceramente. L'unica cosa che dovete fare per depositare la cassa è vi avvicinate vicino al banco delle armi e premete la freccia destra, ragazzi. Come vedete la cassa è stata depositata, però io sono in una posizione che comunque come mi muovo prendo la cassa, quindi dovete cercare una posizione in cui il gioco vi posizionerà la cassa che sarà distante da voi. Quindi vi accostate vicino al banco delle munizioni e cercate di lasciare la cassa. All'inizio magari potrà sembrare difficile, ragazzi, come vedete a me ci vuole un po', insomma, però come dicevo potrà sembrare difficile, ma non è difficile. Vedete che ha depositato la cassa, però ovviamente se mi muovo la cassa viene ripresa dal personaggio. Quindi cercate un punto dove diciamo deposita la cassa che noi non andremo più a prendere. Vedete, se vi mettete dalla parte davanti come mi sto mettendo io, quasi sempre la cassa ve la mette dietro e quindi come ci andremo a muovere riprenderemo la cassa e quindi ci ritroveremo un'altra volta con la cassa. Fate vari tentativi, poi alla fine imparate, insomma. Quindi adesso andiamo a vedere. Vedete, la cassa l'ha messa diciamo distante in maniera tale che io non la prendo più. Quindi a questo punto, ragazzi, torniamo con la Venger nel punto di raccolta delle casse. Ci possiamo andare direttamente con la Venger.
e una volta sul punto di raccolta facciamo la stessa cosa, ragazzi. Prendiamo la cassa, la seconda cassa, e la posizioniamo dentro la Wenger. Io qui atterro, vado a cercare la seconda cassa e la posiziono dentro la Wenger. Allora, dentro la Wenger possiamo posizionare solamente due casse. La terza cassa ovviamente la prenderemo e andremo al posto di guida. È semplice, ragazzi, una volta andati al posto di guida potremo prendere e andare direttamente nel magazzino e depositare la cassa. È abbastanza semplice come cosa, ragazzi. Allora, io consiglio, per chi comunque fa questo tipo di ricerche, che sta lì, cerca le casse, cazzi e mazzi, insomma tutte cose per rifornire i magazzini, per guadagnare qualche sordino più che altro, vi consiglio di farlo in sessioni MTU, ragazzi. Sul canale trovate un video su come creare delle sessioni MTU, quindi è abbastanza semplice. E in più potete usare questo metodo per poter trasportare più casse contemporaneamente, che è un buon metodo. Come vedete, io sto qui depositando la terza cassa e poi ovviamente andrò nel magazzino a depositare tutte e tre le casse insieme con la Wenger. Avete visto, l'ha posizionata, eccola qui. Io mi allontano, stanno qui le due casse. Niente, ragazzi, spero che questo video vi sia utile. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. No mercy.